Ciao curiosi e benvenuti alle chicche di SOS Computer, tenute dal vostro Giostello carissimo. Oggi voglio farvi vedere una specie di bug che c'è sul browser Chrome, che ricordiamo è uno dei più usati sul pianeta. Ora questo per Google pare non essere un problema, eppure potrebbe esserlo secondo alcuni scenari del tipo di ingegneria sociale, cioè carpire la fiducia di un utente, farsi dare il computer in mano e con questo potremo scoprire le password che ci sono nel browser senza dover immettere la password di accesso al sistema operativo, come Chrome chiede, dandoci l'illusione di tenere le nostre password al sicuro. Cosa può accadere in questo scenario? Può accadere che vengo a scoprire la logica di creazione delle password di un utente entry level, che può essere una data di nascita, sicuramente la userà per tutti gli altri siti, usa delle maiuscole, usa solamente minuscole, usa una password alfanumerica, usa dei caratteri speciali, cioè non è un problema, non lo so, per me secondo me lo è e molto. Per questo consiglio a tutti innanzitutto, dove è possibile, di autorizzare il login a due fattori, ovvero tu metti una password in un sito dove devi entrare e ti arriva un codice SMS o quant'altro a un tuo device, immetti quel codice e puoi passare. Così chiunque venga a conoscenza delle vostre password non potrà mai comunque connettersi. Ma andiamo un attimo a vedere come si fa. Ok, ora mi trovo sul mio computer con Chrome aperto, ovviamente ho tutte le mie password salvate. Se andiamo a vedere su le password, impostazioni, password, se io voglio sapere una qualsiasi password mia, schiaccio qua mostra password e mi chiede la password generale dell'account, che ovviamente, non essendo nel caso il mio computer, io non dovrei sapere. Ma cosa succede? Ho aperto un account su un sito che bla 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 gestisco e vediamo qua nome utente e password. Cosa facciamo? Andiamo a cliccare F12 oppure tasto destro ispeziona e si apre la console di Chrome. Clicchiamo il quadratino dell'ispettore. Andiamo su Chrome Password e noi vediamo qua il nome utente, Chrome Password. Cosa succede se vado a cliccare anche su Password? Ecco qua la password. Google Fail! Non solo, ma se cambiamo il tipo di input da password, scriviamo text e schiacciamo Enter, opla, appare la password. Non è un problema?